Ciao, sono Giangi, qui per parlarvi di birra. Una delle feste più sentite a New York è quella per San Patrizio, patrono irlandese. Ma Stati Uniti e Irlanda sono legati anche birrariamente. E non crederete a cosa vi svelerò alla fine della puntata? Se io vi dico Irlanda, che birre vi vengono subito in mente? La Guinness e la Murphy's, due stout. E in effetti da tanti anni l'Irlanda è famosa per le sue porter e le sue stout, soprattutto quando nel XVIII secolo Sir Arthur Guinness pensò di creare a stouter kind of porter, per gli amici stout. Ma l'Irlanda in verità nel Medioevo era molto famosa per la sua Red Ale. Ora noi oggi non sappiamo come fosse esattamente, ma nel XX secolo qualche birrificio ha resuscitato questo stile e ha creato delle birre delicate, cioè uno stile di birra dal sapore delicato che ricorda la caramella mou, con un sentore lievemente tostato, un finale pulito e una gradazione intorno ai 4-5 gradi. Dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, negli anni 90 c'è stato un vero e proprio boom delle Red o Amber Ale e molti birrifici con aspirazioni pseudo artigianali avevano a listino una birra con il nome che si ispirava ad animali del bosco. Con il passare degli anni gli animali sono tornati nel bosco e queste birre sono scomparse. Sin perdu. Ma venendo ai nostri giorni, come sono le Red o Amber Ale americane? Sono delle session beer, quindi delle birre beverine, con una gradazione che non supera i 6 gradi e con una presenza importante del malto, cioè il sapore del malto è veramente molto presente. La lupolatura invece va dalla leggera lupolatura a una lupolatura più decisa, soprattutto negli ultimi anni. E questo perché? Perché anche questo tipo di birra ha seguito un po' le mode. Abbiamo già visto in una puntata precedente come gli stili possano cambiare nel tempo e quali siano i fattori che fanno cambiare gli stili. Potete rivedere la puntata cliccando qui sopra. E fatemi aprire una parentesi a proposito della lupolatura di cui parlavamo prima. Negli ultimi anni si è diffusa la moda di lupolare in maniera molto decisa tanti stili birrari, con il risultato che a volte si raggiungeva un livello di amaro estremo e una persistenza altrettanto estrema. Oggi molti birrifici invece stanno correggendo il tiro, quindi è vero, magari usano ancora tanto lupolo che diciamo accentua l'amaro e l'aroma di lupolo nella birra, ma senza coprire completamente il gusto del malto e soprattutto senza avere quella persistenza eterna di amaro ai limiti della tollerabilità. Prima di passare alla prova pratica, se volete consentirci di realizzare altre puntate del Giangi Beer, avremmo bisogno che voi mettiate mi piace a questo video, ovviamente se vi è piaciuto, e fate iscrivere un po' di persone al canale. Grazie. Abbiamo qui una O'Hara Red Ale, Irish Red Ale, che va servita intorno ai 6-8 gradi, e da fabbrica Birra Perugia abbiamo un American Red Ale che va servita a una temperatura intorno agli 8-10 gradi.
A naso sentite subito il profumo del malto, che ricorda il caramello. Il luppolo di fatto non lo sentite. È una birra decisamente beverina, gentile, equilibrata, con un leggero finale, prima dolce e poi amaro. Una birra facile per gli amanti del malto. Adesso assaggiamo l'American Red Ale. Al naso il luppolo è più presente che nella Irish Red Ale. Sentite che la base è simile, però questa è più luppolata anche al sapore. Quindi sentite maggiormente il sapore del luppolo. E il finale è più amaro. Quindi sono due birre facili per gli amanti del malto. Chi vuole una maggior ripulitura del palato dalla dolcezza del malto può optare per questa, che è un pochino più luppolata. Durante la festa di San Patrizio il consumo mondiale di Guinness quasi triplica. Pensate che in un giorno ordinario si consumano circa 5,5 milioni di pinte. Il giorno di San Patrizio si arriva a 13 milioni di pinte, praticamente 150 pinte a secondo. Alla prossima!